to make it. Everybody wants me to be what they want. Martina, ragazzi, vorrei parlarvi di un periodo storico che mi piace moltissimo. Mi passo il tuo nome di rinascimento. Buongiorno Sofia. Siamo nervosi stamattina? Il Rinascimento, diciamo, inizia in qualche modo nel 1400 e si apre. Ehi, tutto bene? Sì. Non mi pare. Non ti interessa. Senti, lo so che non ci conosciamo e non c'è motivo per il quale dovresti starmi a sentire. Ma se vuoi ti posso aiutare. Senti, ti lascio il numero. Qualsiasi cosa. Puoi chiamarmi. Ciao. Io, Andrea. Ciao. Che sta a fare qua fuori da solo? Niente, stavo per entrare. Ah, ho capito, stai aspettando quella. Senti, piuttosto, l'hai fatte le foto che ci hanno dato per oggi? Quali foto? Ecco, appunto, tanto non l'ho fatto nemmeno io. Andiamo a farle ora. Ma dove? Però non abbiamo la fotocamera. Qui dietro. Dai, su, qui va bene, facciamole qui. Ma sta Gigio fa pure le foto. Paes, fai poco il simpatico, che se non fosse per me oggi prenderesti due. È tardi, andiamo che è suonata, su. Andiamo. Le stai scaricando? Sì, eccole. Ma questa è Sofia. Oddio, ma la vedi dappertutto questa? Zoom un po'. Beh, in effetti è lei. Che sta facendo con Mirko? Ma niente, che poi che stiano facendo? Non lo so, ma non mi piace che frequenti quel tizio. Sì, Andrea, ma non puoi decidere lei. Dai, non c'è neanche mai parlato con questa ragazza. Allora, Paes, ste foto? Eccomi, prof, arrivo. Ciao. Ti posso parlare? Che vuoi? Non dovresti frequentare Mirko, è una persona pericolosa. Ti cazzi tuoi? Non puoi continuare a comportarti così. Ti conosco per caso? Vorrei conoscerti, ma tu mi impedisci. Sei d'assardo? Già. Ho deciso, dopo vado a parlare con Mirko. Magari sa qualcosa su Sofia. Ma che sei matto? Ma lascialo perdere quello. Ma vedrai che tra poco torna. Ma come fai a dirlo? Sono settimane che non viene a scuola. Ma fidati, magari è solo stata male. Fidati, non servirebbe a niente andare a parlare con quello. Va bene. Aspetterò.
Bella. Ti serve qualcosa, però? Sì, un paio di informazioni. Ho saputo che ti vedi spesso con Sofia e questa cosa già non va bene. Sono settimane che non viene a scuola e so che c'è qualcosa sotto. Quindi adesso dimmi subito che cosa è successo. Senti, io non voglio problemi e non voglio sapere niente. Quindi cerca di non mettermi in mezzo ai casini. Ok, allora non c'è problema se chiamo le guardie, vero? Ah, siamo suscettibili, eh? Piccolino è innamorato. Su, parla. Voglio sapere che cosa è successo. Qualche giorno fa lei è venuta a prendere un po' di roba e mi ha raccontato la sua storia e mi ha raccontato di essere serba e che in Serbia fanno ancora i matrimoni combinati e il padre era in una situazione economica molto critica e l'ha venduta per 15.000 euro. No. L'ha comprata un certo Valerik Paes e il figlio fa la nostra scuola. No, non è possibile. Lo so, tu... Ma dove vai? Oh Andrè, mica ti sei fatto vedere tutto oggi, eh? Ma che hai? Me lo dovresti dire tu che cosa. Ma che significa? Significa che so tutto. Mirko mi ha detto tutto, mi ha detto che Sofia è stata venduta e mi ha detto che se l'è comprata tuo padre. Che cazzo fai? Parla, non mi prendere per il culo. Alla fine ci hai parlato con Mirko, quindi. Sono gay, Andrea. Il tuo migliore amico è un frocio. Sono innamorato di te da 2 anni e non ti sei mai accorto di un cazzo. E mentre la rabbia mi logorava, la frustrazione, è arrivata questa stronza. E tu che fai? Sei solo per lei, eh? E a me chi ci pensa più? Quando arriva lei, io sparisco. Abbiamo condiviso tutto io e te, Andrea, tutto. Tu mi chiedi perché l'ho fatto? Vedi perché l'ho fatta vendere. Ma che cazzo di amico sei? Dov'è adesso? Dimmi dov'è. La stanno portando in aeroporto. La stanno portando in aeroporto? Dove? Dove è cazzo troppo tardi, è? Andrea! È finita. Oh, take me back to the start.